Questo progetto dovete assolutamente realizzarlo, assolutamente. Ciao a tutti, amiche ed amici. Spero che stiate tutti bene. Io abbastanza bene, a parte il caldo di questi giorni. Comunque, come vi dicevo, dovete fare assolutamente questo progetto perché è di una semplicità, di una facilità, di una bellezza unica. Poi, soprattutto le principianti possono realizzarlo benissimo, ci mettete davvero un attimo. E poi è un progetto davvero molto molto originale. Perché? Perché si apre in questo modo, proprio a portafogli, cioè è meraviglioso. E abbiamo una tasca da questa parte e una tasca da quest'altra parte. Volendo potete realizzarlo anche più piccolo e fare, perché no, un portafogli, un portacarte, fare più di una tasca, insomma, potete adottare lo stesso schema per realizzare qualcos'altro, qualche altro accessorio. Io ho pensato bene di fare una borsina molto comoda, pratica per l'estate. Proprio ci si mette il minimo indispensabile, no? Per andare a fare qualche commissione e via. La si mette sulla spalla in questo modo, guardate, è davvero perfetta. Poi io ho scelto questa catena, credo sia in plastica o in resina, non mi ricordo. Vi lascio tutti gli indirizzi come sempre giù nell'info box. E mi sa molto di estate, tra la variante blu sport del cordino e questa tracollina così nella variante bianca. Mi sa proprio di super estate, proprio luglio, agosto. Magari ce la portiamo con noi in vacanza. Questo, per esempio, è uno di quei progetti super comodi da portare con sé anche in vacanza. E insomma, come vi dicevo, è un progetto molto veloce. Ho utilizzato lo Swan Black nella variante blu sport, come vi dicevo prima, e ho utilizzato circa 260 grammi e 250 grammi soltanto per il pannello, e poi penso qualche grammo in più, magari 10 grammi per andare a realizzare il cinturino. Infatti ho applicato questo dettaglio, è semplicemente cucito con l'uncinetto, poi lo vedrete, perché secondo me da quel tocco in più. Senza questo dettaglio mi sembrava un po' incompleto, quindi ho detto lo arricchisco con questa chiusura che mi ritrovavo nella variante argento. Ma volendo potete anche applicare un bottone molto molto vistoso che fungerà sicuramente da dettaglio, visto che comunque il progetto, la lavorazione è abbastanza semplice. Oltre al cordino, che ho lavorato questa volta lo Swan Black con l'uncinetto numero 4, ho utilizzato, come notate, quattro bottoni magnetici direttamente da cucire sul progetto, perché io mi ritrovavo questi. Se avete quelli con le alette, vanno pure benissimo. E non preoccupatevi se volete nascondere le alette, non è necessario, perché come notate andranno applicate sulla zona inferiore, no? Vedete? Quindi le alette alla fine all'interno non si vedranno. Potete lasciare anche il progetto senza la fodera se vi va. Se è per uso personale, potete lasciarlo anche così come ho fatto io. Poi non è necessario andare ad irrigidire il progetto perché lo conoscete. Chi conosce lo Swan Black sa che comunque è un cordino molto resistente che garantisce una certa rigidità. Quanti progetti ho fatto con lo Swan Black! Io lo chiamo il cordino da battaglia perché davvero ho realizzato tantissimi progetti e mi sono trovata comunque sempre abbastanza bene. Poi ho utilizzato due moschettoni nella variante argento e questa bellissima tracollina. Tutti questi materiali che vi sto elencando, mostrando, li trovate sullo shop online di Tre Sfere Filati. Tra l'altro questa tracollina bianca è una novità, insieme a tantissime altre tracolline colorate. Io devo dirvi la verità, le ho prese. Ne ho presa un'altra, diciamo così, ma tutta colorata, e altre due in ecopelle, sono bellissime. Poi chiaramente man mano che escono i tutorial vedrete tutto. Io spero che questo progetto vi piaccia, fatemelo sapere. Come sempre vi aspetto giù nei commenti. Quando esce il tutorial sono lì curiosa di vedere, quando posso, quando non ho impegni. A volte vi rispondo anche un po' più tardi perché magari in quel momento sono un po' impegnata, però quando sono libera aspetto i vostri commenti, sono curiosa di sapere cosa ne pensate. Poi mi riempite tantissimo di complimenti, mi fate sempre arrossire, sono molto molto contenta, vi ringrazio. A questo punto possiamo passare direttamente al tutorial e vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, di attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video tutorial, i prossimi progetti. È importantissimo
tantissimo. Oltre a sostenermi con un bel like, un bel pollice in su, mi sostenete, sostenete il canale, il nostro canale, perché poi è nostro, non è soltanto mio, perché io sono soltanto una e voi siete tantissimi. Mi sostenete anche iscrivendovi al canale. Seguitemi anche su Facebook, su Instagram, su TikTok, mi raccomando. È un altro modo per tenerci compagnia, per scoprire le novità delle settimane successive. Insomma, vi esorto sempre a farlo. A questo punto, sigla! Ed inizio ad avviare circa 60 cm di catenelle. Qui sullo schermo, casomai, vi indico il numero di catenelle che andrò a lavorare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, in totale ho lavorato 79 catenelle, equivalgono a 65 cm circa. Aggiungo un'altra catenella per girare il mio lavoro, quindi ho 80 catenelle pari. A partire dalla seconda inizio a lavorare un punto basso. Quindi lavorerò un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 79 punti bassi. È 79esimo punto basso. Ok, guardate qui, la lunghissima catenella comunque con la prima riga a punto basso. Vediamo quanto misura, in questo modo lo sapremo con certezza. Sì, siamo adesso a 60 centimetri, 61 centimetri circa, comunque su per giù siamo lì, 61-60. Adesso andiamo avanti con la nostra lavorazione super semplice. Facciamo una catenella e iniziamo la seconda riga a punto basso, però lavoreremo il punto basso in costa retro. Ci inseriamo direttamente nella solina dietro del punto basso, prendiamo il filo e chiudiamo le due asole. Punto basso successivo, asola dietro, secondo punto basso e di nuovo terzo punto basso in costa. E continuiamo anche per questa seconda riga lavorando un punto in ciascun punto in costa retro per un totale sempre di 79 punti. Settantanovesimo punto basso in costa e dobbiamo continuare praticamente così. Faremo una catenella, gireremo le nostre righe e continueremo lavorando sempre un punto basso in costa dietro per un totale di 79 punti bassi. Continueremo in questo modo per questa riga e per tutte le altre righe successive che vi scrivo qui in alto sullo schermo insieme alla misura in centimetri. Comunque questa ve la posso già dire, conto di alzare il mio lavoro fino a 20 centimetri. Ad ogni modo vi terrò aggiornati scrivendovi tutto qui sullo schermo. E voilà, amiche ed amici, pannello rettangolare completato. Ho raggiunto i centimetri che vi avevo detto poco prima, 20 centimetri, ma adesso misuriamo insieme il tutto. Ho lavorato in totale 35 righe a punto basso in costa dietro. L'altezza è da 20, esatto, 20 centimetri, per una larghezza di 55 centimetri. Non male. Adesso procediamo con l'ultimissimo passaggio di rifinitura. Andremo a definire i tre lati che ci rimangono semplicemente a punto basso, per cui procedo aggiungendo altri due punti all'ultimo punto, al 79esimo. In questo modo formeremo il primo angolo. 1, 2. Lavoriamo adesso il lato più corto e qui è semplicissimo, intanto giriamo leggermente il nostro lavoro. Andremo a lavorare un punto basso in ciascuna riga. Questa già l'abbiamo lavorata. Andiamo nella riga successiva
e andiamo a fare un altro punto basso. Riga successiva, questa qui, punto basso. Come notate, io entro sempre al centro del punto basso per non dilatare i punti. La lavorazione risulterà molto più pulita. Poi, riga successiva, altro punto basso. Riga successiva, mi inserisco al centro, un punto basso. Riga successiva, un punto basso. Riga successiva, un punto basso. Molto 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 semplice davvero. E proseguo così per tutte le righe che mi rimangono. Ecco, sono quasi al termine, devo lavorare gli ultimi due punti. Quindi il primo lo lavoro durante la primissima riga e poi sulle catenelle. Quindi nella primissima catenella avviata di inizio lavoro vado a lavorare 3 punti bassi e ho formato così il secondo angolo. Giro leggermente il mio lavoro e procedo lavorando in ciascuna catenella che ho al di sotto un punto basso. Qui siamo sul lato più lungo, ci ritroviamo 79 punti, quindi li andremo a lavorare tutti. Dai, procediamo anche da sole perché il lavoro comunque è sempre uguale. Procediamo, procediamo, procediamo. Quando ci ritroviamo all'ultimissima catenella, quindi qui, andremo a fare sempre 3 punti bassi. Poi ci rimane il secondo lato più corto e andremo a ripetere quello che abbiamo fatto sull'altro lato più corto. Un punto basso in ciascuna riga. Qui, qui, qui. E così via. Terminiamo il lavoro insieme, quindi vado a fare l'ultimo punto basso dove già avevo lavorato il primissimo della 35esima riga. Stacco adesso un po' di cordino, sfilo e con un ago vado a realizzare l'angolo, sostituendo il secondo punto basso con la sola di chiusura. Vado al centro. Ecco qui, vado a bloccare tutto sul retro, anziché fare il nodino potete anche ritornare indietro, quindi ripartire dal punto da cui siete entrate ed uscire di nuovo. Stacchiamo l'eccesso e se vi va per bloccare definitivamente il tutto, anche perché non ho fatto il nodino, prendo un accendino e bruciacchio ciò che ho tagliato senza bruciarsi. Abbiamo sigillato così il nostro lavoro. E voilà, adesso sì che il pannello rettangolare è completato del tutto. Vediamo un po' adesso quanto misura. Lo sappiamo, con il giro di rifinitura acquisiamo sempre qualche centimetro in più. Infatti siamo a 21 centimetri in altezza per una larghezza di 56 centimetri. Ecco, un centimetro in più per lato, come vi dico sempre. Ma adesso andiamo avanti. Dobbiamo andare a suddividere il nostro pannello. Vedete, no? Che ho dei punti segnati col marcapunti, ma adesso vi dico tutto. Vi darò sia il numero di punti che ho segnato, sia le dimensioni in centimetri. In questo modo, se modificate leggermente il progetto, potete prendere come riferimento le misure in centimetri. Dunque, alla mia destra abbiamo circa 13 centimetri, 12 centimetri e mezzo, 13, comunque siamo lì. Stessa cosa alla mia sinistra. Questi 12 centimetri e mezzo, 13, corrispondono esattamente a 19 punti a partire dall'angolo. Stessa cosa chiaramente dall'altra parte alla mia sinistra, abbiamo 19 punti, sempre a partire dall'angolo fino all'altro marcapunti. Anche se, come notate, il mio marcapunti prende 2 punti. Perché? Perché adesso andremo a piegare sia la parte alla mia destra che la parte alla mia sinistra. Faremo 2 pieghe e poi una terza ma alla fine. Ma vediamolo subito. Piego il mio pannello in questo modo, vedete? Il 19° punto coincide proprio dove c'è la piega con il punto che c'è di fronte, no? Sulla parte dietro. Quindi questi due punti andranno bloccati, di conseguenza andranno bloccati con una semplicissima cucitura, uncinetto e cordino, gli altri punti per un totale di 19. Dalla parte opposta vedete un altro marcapunti che va a coincidere esattamente con l'angolo segnato. Anche sulla parte dietro dovreste ritrovarvi 19 punti. Quindi bisogna
bloccare 19 punti di un lato, che sarà poi quello frontale, e 19 punti sul lato dietro. Per cui prendo di nuovo il mio cordino, vado a fare un cappio e vado a bloccarmi il 19esimo punto della parte frontale con quello dietro. Ecco qui. Quindi prendo il filo e passo. Passo al punto basso successivo e a quello che gli corrisponde. Prendo il filo e chiudo punto bassissimo. Punto successivo, punto che ho di fronte, prendo il filo e chiudo maglia bassissima. E proseguo così fino a completare 19 punti che comprendono l'angolo, mi raccomando. Guardate, ho gli ultimi due punti, il primo è l'angolo e dall'altra parte esattamente due punti, quindi andiamoli a bloccare. Uno, togliamo i marcapunti, ormai non ci occorrono più, li possiamo poi rimettere sulla parte inferiore perché ripeteremo lo stesso procedimento, quindi angolo, punto basso. Se vogliamo possiamo anche bloccare il punto subito dopo l'angolo, questo qui, mi sa che lo blocco. Ok, quindi punto bassissimo. A questo punto sposto il marcapunti, non saranno più 19 punti da bloccare ma 20, lo sposto qui perché comunque ho un eccesso di maglie. Sulla zona centrale mi rimarranno 1, 2, 3 punti liberi, quindi se vi può servire come riferimento sono 3 punti. Come vi dicevo, alla mia sinistra farò lo stesso procedimento, quindi piegherò in questo modo, faccio coincidere l'angolo, ma a questo punto posso fare coincidere direttamente il primo punto subito dopo l'angolo come ho fatto da quest'altra parte, è l'unica modifica che sto facendo insieme a voi, con questo, e andiamo a bloccare tutti gli altri punti, esattamente allo stesso modo di prima. Visto che ho 3 punti liberi, continuo, vado a lavorare un punto bassissimo nei prossimi 3 punti, poi tolgo il marcapunti, entro, così so qual è il punto, entro, vedete, tutto coincide perfettamente. Angolo con punto che coincide e di nuovo punto basso con quello che ho di fronte, punto basso successivo con punto basso di fronte e di nuovo continuo così. Quindi terminiamo anche questa riga insieme, così vi mostro che tutto vi coincide. Se avete seguito passo passo il tutorial, quindi vi ritroverete sicuramente con il mio stesso numero di punti e non dovreste avere problemi. Certo, se poi andate a modificare il progetto, lo fate più piccolo o più grande, il numero di punti sarà diverso, però comunque dovete fare qualche calcolo, ecco, fate delle pieghe prima e poi insomma vi orientate un po' voi, non è difficile. Ecco qui, guardate, ho 4 punti bassi, i primi due li blocco insieme e gli altri due dove c'ho il marcapunti, anzi vi suggerisco di fare allo stesso modo, segnatevi tutto coi marcapunti, punto bassissimo e voilà. Quindi facciamo una catenella di sicurezza, stacchiamo il cordino e chiaramente poi lo andremo a nascondere insieme all'altro. E ripeteremo la stessa operazione dall'altra parte. Qui adesso è semplicissimo perché sappiamo che sulla zona centrale abbiamo soltanto 3 punti, no? Quindi metteremo il marcapunti subito dopo l'angolo alla mia destra, quindi qui, nel primo punto basso che coincide con il lato più corto. Qui dobbiamo lasciare 3 punti liberi, quindi sicuramente andrà a bloccato qui. Stessa cosa, ripeto, dall'altra parte, qui ho l'angolo, il secondo punto, il primo punto,
Quindi 1, 2, 3, devo andarmi a bloccare qui. Questo significa che partirò con la mia cucitura esattamente da qui e andrò a cucire 20 punti a destra, 20 punti a sinistra. Bene, come notate sto applicando le mie chiusure magnetiche, quelle che presentano i quattro fori, quindi le sto andando a cucire. Ma se avete quelle con le alette vanno più che bene, anzi velocizzate di gran lunga il lavoro. A me manca l'ultima, la andiamo a cucire insieme. Io praticamente cosa faccio? Lascio due punti a destra e anche a sinistra. Per esempio qui ho applicato il bottone proprio durante la primissima, la seconda riga. Qui invece mi sposto un po' più in su durante la seconda e la terza riga, per cui mi sposto di due punti, 1 e 2, e vado a bloccare il mio filo nel terzo punto. Entro al centro del filo in nylon e blocco, e poi rientro così in questo modo, entro nel foro e passo per un po' di volte. Come notate sto utilizzando il filo in nylon trasparente, è molto più resistente e poi non si nota la cucitura. Beh, volete sapere una cosa? In realtà questo non è il filo per andare a cucire le borse, ecco. Insomma, non l'ho preso in merceria online, ma praticamente è il filo che utilizzo per andare a pesca, ecco. Giustamente non lo sapevate. Ecco qui, poi avete visto, passo attraverso i punti e vado a cucire l'altra parte, molto molto semplice. Poi appena cucite il primo, gli altri tre bottoni saranno molto più veloci da cucire. Poi passo in questo modo giù, giro il mio lavoro, quindi prendo il punto e cucio. Faccio anche un nodo, quindi passo attraverso e poi avvolgo il filo sul lago un paio di volte in questo modo, poi tiro tutto e ho fatto un nodo che difficilmente si disfa, ecco. Poi ripasso tra le maglie per bloccare il filo in eccesso, taglio e voilà, questo è il risultato. Adesso prendo la mia chiusura, questa qui, uncinetto numero 3, perché devo entrare nella fessura. Faccio direttamente così, così ci sbrighiamo. Quindi faccio un cappio che terrò sull'uncinetto. Vado a lavorare dei punti bassi, vediamo quanti ne riesco a fare in questa fessura. Quindi 1... 2, come notate lavoro anche la coda dietro, 3. Forse riesco a fare un ultimo punto basso per un totale di 6. Ok, sì, va più che bene. Quindi adesso stacco il filo un po' più lungo, così lo vado direttamente a cucire con ago e filo. E mi vado a bloccare esattamente qui al centro. Allora, a destra ho 9 cm, stessa cosa a sinistra, e alla base a 4 cm circa di distanza. Quindi entro in questo modo nei punti e cucio. Magari passo 2 volte per ciascun punto, in questo modo vado ad effettuare una cucitura bella resistente. Punto successivo e ripasso. 1 e 2. Punto successivo, prendo proprio tutto il punto basso che ho al di sotto e poi entro in questo modo. 1 e 2.
Bene, avete visto? È stato ben fissato, tra l'altro la cucitura nemmeno si nota. Andiamo a ripetere lo stesso lavoro da quest'altra parte. Quindi andiamo a lavorare 6 punti bassi proprio in questa fessura. Praticamente avvolgo anche l'altra. Entro e vado a lavorarmi 6 punti bassi proprio come dall'altra parte. Fatti i 6 punti bassi, faccio una catenella, giro il mio lavoro e vado a lavorare un punto in ciascun punto sempre per un totale di 6 e vado a realizzare una sorta di cinturino che poi andrò a cucire sul dietro del mio progetto. Quindi catenella, giro il mio lavoro e procedo. Un punto in ciascun punto sempre per un totale di 6. Quindi continuo così per questa riga, siamo alla terza riga, e per il numero di righe che vi scrivo qui sullo schermo. Ok, penso che ci siamo. Ho lavorato in tutto 21 righe totali a punto basso. In centimetri siamo a 13 cm circa, 12,5. Quindi faccio una catenella, giro il mio lavoro in questo modo. Vorrei andare a fissare il tutto direttamente con l'uncinetto. Quindi vediamo se riesco. Entro nel primo punto che mi capita, prendo il filo e chiudo. Punto bassissimo, punto successivo, vediamo, sto facendo una prova, casomai stacco il filo e faccio come ho fatto prima, punto bassissimo, punto bassissimo, punto bassissimo. Che dite? Ma sì, si potrebbe pure fare, sapete? Ora faccio una cosa, non faccio la catenella di sicurezza, stacco un bel po' di filo e mi vado ad agganciare qui in questa catenella che mi è servita per girare il lavoro e fare l'ultimissima riga. In questo modo vado a bloccare anche l'estremità, proprio come è bloccata qui. Così facciamo un bel lavoro pulito. Mi inserisco in questa asola e blocco. Esattamente così, sì, molto molto meglio. E se vogliamo, se vi dà fastidio questo cinturino che penzola, potete anche bloccare, dare qualche punto qui. Che dite, lo facciamo oppure no? Ma no, io lo lascerei così. Comunque, a titolo così informativo, se vi va, fate passare il filo tra le maglie, quindi sbucate da qui e bloccate, date 2 punti sia a destra che a sinistra e bloccate così il cinturino se non vi va che penzoli in questo modo. Onestamente a me non dà fastidio, quindi sapete che faccio? Blocco tutto e stacco il filo. E voilà, e abbiamo completato anche la doppia chiusura praticamente, perché ne abbiamo 2. I bottoni magnetici vanno a chiudere la borsa, quindi qui possiamo inserire ciò che vogliamo. Il cellulare entra benissimo, guardate quanto è spazioso il discorso. Bene, bene, quindi non ci manca che applicare i moschettoni. Ah, dimenticavo a dirvi che ho utilizzato sempre l'uncinetto numero 3 per lavorare il cinturino e come avete visto la lavorazione è super fitta fitta, quindi alla fine ho fatto proprio bene. Volendo è possibile portare, indossare questo progetto anche a mano, fa la sua bellissima figura, guardate qui. Oppure potete applicare una catenina di quelle che utilizzo sempre per le pochette. Abbiamo una larghezza da 23 cm, un'altezza da 14 cm, ma risulta ben spaziosa perché abbiamo 2 tasche all'interno. Ah, vi dico anche quanto misura da aperta, 29 cm per sempre 23 cm e ogni tasca è da 13 cm, 13 e 13, guardate, super super comoda per questa estate, davvero comodissima. Comunque andiamo a noi, possiamo applicare un moschettone anche qui, quindi apro le elette e lo faccio passare attraverso 2 righe a punto basso in costa, così
apro le alette e faccio scorrere attraverso due righe, appunto basso in costa. Avete visto? Semplicissimo, poi abbastanza resistente. Poi di nuovo apro le alette e inserisco la catena. E voilà! Ed il progetto è così pronto. Sono molto molto contenta. Fatemi sapere chiaramente cosa trasmette a voi. Spero vi piaccia anche questo progetto. Se provate a replicarlo, mi raccomando, taggatemi nei vostri post, inviatemi le vostre foto. Amiche ed amici, rieccoci qui. Il progetto è terminato, lo avete già visto. Vi ho dato anche le mie considerazioni personali. È molto molto bello. Io qua ce l'ho qui proprio davanti a me. E lo amo questo progetto, lo adoro sicuramente, insieme alla borsina tonda in juta che ho realizzato prima dell'estate, ve la ricordate? Quella piccola piccola che poi apparentemente piccola ma è super comoda, capiente, la porto davvero ovunque. Questo sarà il secondo progetto che camminerà sempre con me ogni qualvolta uscirò, farò le mie commissioni. Comunque, a parte tutte le mie chiacchiere, spero vivamente che il progetto vi sia piaciuto. Fatemelo sapere qui sotto con un commento, lasciate un bel pollice all'insù di supporto, mi raccomando, supportatemi, supportate il nostro canale. Io vi aspetto la prossima settimana con un altro video tutorial, mi raccomando, non mancare. Seguimi su Facebook, su Instagram per non perderti le prossime novità. Anche oggi vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, spero di intrattenervi e di divertirvi anche un po', perché no, non è che sto qui soltanto a mostrarvi, a condividere con voi lo schema. Mi fa piacere che vi divertiate anche in mia compagnia. Quindi alla prossima, un bacino a tutti!